Allora, oggi mi sono resa conto che devo assolutamente riprendere a fare sport. Lo devo fare assolutamente, perché ormai arrivo piegata in due quando faccio una salita, perché qui ci sono delle salite in sali e scendi che è molto frequente, e per chi non è allenato come me può essere faticoso, però poi alla fine ti rilassi e, insomma, e apprezzi la fatica che hai fatto, perché ti trovi di fronte ad uno scenario fantastico. Benvenuti a Sala Consilina, nella parte più antica di questa città della provincia di Salerno. Siamo ai Casalini. Che cos'è? Qual è la particolarità di questo luogo? Qual è la sua storia? Lo scopriremo tra un istante con il professor Antonio Tortorella, ma vi parleremo anche delle manifestazioni pensate per l'estate 2024. Lo faremo insieme all'assessore Josephine Mary Biscotti, e poi avremo una ragazza che è famosa per le sue acrobazie. Saremo con Stefania Pastore, flair bartender, che è anche una star dei social. Un attimo, ce la faccio, arrivo dove devo arrivare, ci arrivo sicuro, e ci farò proprio una dimostrazione pratica del suo lavoro, che gli sta facendo riscuotere davvero successo, perché partecipa anche a gare nazionali e internazionali, è bravissima, l'abbiamo vista esibire un istante fa. E poi saremo a Polla, cioè, o meglio, Polla è qui a Sala Consilina insieme al presidente del consiglio comunale Giovanni Corleto, perché vi parleremo anche della nuova edizione Incontri in biblioteca, che si terrà a partire dall'11 luglio a Polla, proprio un paese qui vicino a Sala Consilina. E allora subito cerchiamo di capire la storia dei Casalini, professore. Siamo venuti qui. Buongiorno a tutti. Abbiamo detto che è faticoso, però poi dopo sì, è bello essere vicino. Si apre il cuore. Se posso fare un piccolo intermezzo. Sì. Qualche volta che ho accompagnato un po' di gruppi recalcitranti a salire al castello, ho detto facciamo un po' di sforzo perché poi vedremo il mare. Quando siamo arrivati sopra il mare non si vedeva più, però non era uno scherzo né un'esagerazione, perché in effetti dal castello di Sala si traguarda il passo della sentinella che è sopra San Rufo, dal quale si vede davvero il mare e si vede fino all'isola di Capri, cioè, passo da sentinella perché era un posto davvero di controllo della situazione sul mare, per tenere al sicuro l'interno. Quindi il castello di Sala non è casuale come posizione dove ci troviamo noi, anzi un po' più in alto. I Casalini sono legati. Però a noi ci è piaciuto arrivare fino a sì, qui, non importa che vediamo solo la vallata, sì, perché per Casalini vedere il mare evidentemente dovevamo salire sì, molto più su. I Casalini invece sono legati al castello, perché in effetti è l'impianto più antico della sala medievale, che poi ha avuto un prosieguo fino, immagino, al 700, poi c'è stato un graduale abbandono. In effetti la storia direbbe qualcosa di leggermente diverso, però gli eventi storici vanno verificati anche sul posto. E nel 1497 Federico II d'Aragona rintuzza la rivolta dei baroni, capeggiata da Antonello Sanseverino, che fondamentalmente si svolge tra Miglionico, Sala, Teggiano, e nel sopraffare i baroni ribelli del Regno di Napoli decreta anche la fine della famiglia più potente del Regno, i Sanseverino, e decreta quindi la fine del castello di Sala e anche di questa parte dell'abitato, che fu distrutta. Io immagino che poi fu ricostruita, perché alcuni elementi architettonici superstiti di questi Casalini richiamano al 700, quindi diciamo che ci possiamo stare con questa ricostruzione. Oggi vediamo solo i resti. Sicuramente solo i resti. Quante abitazioni più o meno antiche sono rimaste? Non credo che sia stato fatto un censimento, ma immagino che saranno una trentina forse, perché la zona poi si estende anche verso l'altro versante di Sala, cioè verso nord-ovest, e lì c'è stato fatto anche un intervento del comune sul recupero di alcune di queste abitazioni, che poi sono
richiederanno un'utilizzazione un po' più consona con il contesto, insomma. Lei parlava del castello, sì. Cioè, poi alla fine questa località viene indicata come il castello. Sì, il castello. In perché dialetto, diciamo in dialetto perché un in cima c'è un castiello? Perché in cima c'è questa costruzione che a mio avviso ha una storia che avrebbe bisogno di essere ancora riscoperta. Le date che ho detto sono alcune indicazioni diciamo cronologiche, alcuni punti fermi sulla linea del tempo, però io in effetti ho addirittura trovato dei pesi da telaio sul cammino che porta al castello, logicamente poi consegnato alla soprintendenza. E cosa c'è all'interno? Cosa è rimasto all'interno del, all'interno del castello? Poi passò al culto della Madonna della Consolazione, detta anche la Madonna di Castieddo, perché la cappella del maniero fu utilizzata poi per un culto, per cui finita la funzione militare, di presidio militare, conserva fino ai giorni nostri questa funzione cultuale. Allora, lei ha fatto proprio un volume su questo castello della Madonna. Ecco, che cosa il discorso cronologico, cioè è probabile che il castello fosse stato abitato già in epoca antica. Questi pesi da telaio, a mio avviso, anche se potrebbero anche essere medievali, però a mio avviso sembrerebbero più antichi. E quindi già in antico avevano capito la funzione è importante di questo luogo e quindi la abitavano. C'è da dire che Sala come minimo fu abitata già 5.500 anni fa, cioè intorno alla metà del quarto millennio avanti Cristo. Quindi si è sviluppata su questa cima, no? Si è sviluppata in basso e poi su. Diciamo, gradualmente hanno capito l'importanza anche militare della cosa. Sicuramente io avrei individuato delle tracce di murazione bizantina, quindi prima della costruzione che è tipicamente angioina, con i bastioni fatti con quelle torri rotonde che ti chiamano sicuramente all'epoca. E la cosa anche particolare è che era caratterizzato da cinque fasce di murazione intorno, per cui era davvero imprendibile. E la leggenda, ma anche il fatto storico lo conferma, fu espugnato dall'Aragonese solo grazie a un tradimento, il tradimento di un sottoposto della famiglia Sanseverino, che evidentemente voleva far carriera, tra virgolette, perché fu espugnato facendo il giro della montagna. Se avessero voluto aggredirlo dalla pianura non ci sarebbero mai riusciti. Bene, allora noi dobbiamo chiudere questa parentesi. Penso che abbiamo lasciato intendere a chi ha voglia di conoscere questo luogo un po' la storia. È da visitare. Dobbiamo dire che sì, brevissima, si dilunga troppo, esagera. Come devo fare, Fabio? Esagera, professore. Non si può far capire. Allora, una cosa particolarissima, che nel 1632 a Sala si verifica davvero ciò che Manzoni narra nei Promessi Sposi, cioè un governatore spagnolo sopraffà una donna, nipote di un sacerdote di Sala. I salesi però non si contentano di piegare la testa come i lecchesi, ma lo ammazzano, e poi da quel momento Sala è costretta ad acquistare i diritti feudali per non sottomettersi al viceré di Napoli. Bene, dobbiamo dire che questa tappa, insieme a Giuseppe Ferricelli, ecco, la voglio sorprendere, non era in programma, fa parte anche di un percorso, no? Di trekking. Sì, ultimamente è molto frequentato perché il paesaggio, hanno fatto pure dei lavori di risistemazione, è molto indicato per chi ama questo tipo di sport, che noi invitiamo a aumentare sempre di più, logicamente. Ecco, sta proprio in un percorso che si chiama?
Il sentiero Frassati. Lungo questo sentiero trovate anche i casalinghi. Che sapete benissimo che i sentieri Frassati sono unici in ogni regione d'Italia. Bene, e c'è la tappa anche qui a Sala Consilina. E ora parliamo di manifestazioni che ci sono anche in altri luoghi. Quindi vi abbiamo fatto conoscere i casalini, una bella realtà naturale, comunque c'è storia, c'è tanto verde, poi c'è anche il barbecue, ci sono i tavoli, per cui potete anche venire qui e rilassarvi per un picnic, ma mi raccomando, siate puliti, non è che poi lasciate sporco, la spazzatura portatevela a casa eventualmente. Allora andiamo un po' a sfogliare la nostra agenda. A Vallo della Lucania sabato 6 luglio apre al pubblico presso il Palazzo Vescovile la mostra di pittura e scultura I Geni del Cilento, un'esposizione che è stata curata dall'Associazione Ambiente, Benessere e Cultura. Alle 18 ci sarà il taglio del nastro, quindi la cerimonia inaugurale inizierà alle 18 e la si potrà visitare gratuitamente fino al 31 luglio. Sabato e domenica a Salerno invece si tiene la Notte Bianca, che coinvolgerà diverse piazze della città. Sabato sera sarà di scena Ciccio Merolla, mentre domenica Gigi Finizio. E sempre a Vallo della Lucania, quindi torniamo a Vallo della Lucania, per dirvi che domenica 7 luglio si terrà Cani in Passerella. La sfilata avrà luogo in largo Monsignor Alfredo Pinto a partire dalle 18. I vincitori saranno decretati da una giuria di bambini e saranno dotati di microchip gratuitamente i cani che ne saranno sprovvisti. Ma la nostra agenda va avanti e ci ricorda che a Rocca Gloriosa prende vita la settimana letteraria organizzata dall'associazione Effetto Donna. Si parte sabato 6 luglio alla frazione Acquavena con la scrittrice Mariella Marchetti. È prevista la partecipazione dell'attrice Tonia Rotondo e del duo Vincenzo Bilo al violino e Angelo Saturno alla chitarra. L'appuntamento ad Acquavena di Rocca Gloriosa è per le ore 18 sabato 6 luglio. A Marina di Casalvelino è in corso invece il Festival delle Sculture di Sabbia. Diversi artisti di fama internazionale stanno realizzando maestose sculture sulla spiaggia adiacente il lungomare. Il festival andrà avanti fino al 7 luglio e fino ad allora potete quindi ammirare questi artisti che si cimentano nella creazione di queste sculture di sabbia, che sono delle cose maestose. Ma ora vediamo un po' cosa bolle in pentola a Sala Consilina, dove da poco si è insediata la nuova amministrazione, però non farà mancare gli eventi estivi. Benvenuta l'assessore Josephine Biscotti. Benvenuti, buongiorno a tutti. L'amministrazione non farà mancare gli eventi, anche perché a Sala Consilina sono presenti delle associazioni che da anni si impegnano per le attività di promozione del nostro territorio, che naturalmente anche l'amministrazione attuale sostiene sia moralmente che economicamente. Infatti inizieremo subito dal 20 luglio con la passeggiata da San Pietro a San Raffaele dell'associazione Allegra Core, che è una passeggiata enogastronomica culturale in cui vengono riprese un tratto storico di Sala Consilina e ci sono i vecchi mestieri, gli artisti, oltre la parte gastronomica che piace tanto nel periodo estivo. Continueremo successivamente dal 22 luglio con l'associazione Il Toco, Toco Film Festival, che avrà un appuntamento il 22 e il 27 e il 28 qui a Sala Consilina. È un festival dei corti, dove i corti sono arrivati da tutta l'Italia, quindi è un evento che è arrivato alla sua 11ª edizione e come amministrazione noi siamo molto contenti. Ci saranno proiezioni di cortometraggi di queste serate. Si terrà il 22 al Cinema Adriano, mentre il 27 e il 28 si terrà al Palazzetto dello Sport a Sala Consilina. Continueremo il 29 e il 31 luglio con un'altra associazione, il Fritz, che farà il Fritz Festival, che è si terrà a Cappuccini, dove è il teatro, nella parte esterna. Lì è un'azione multiculturale, quindi noi abbiamo sia della musica dal vivo, dei talk, degli appuntamenti di confronto. A questi si aggiungeranno poi gli eventi che stiamo organizzando con l'amministrazione, che quest'anno punterà
punterà su gli artisti locali, quindi fare in modo che gli artisti locali di Sala Consilina possano avere un modo di esprimersi e possano essere conosciuti dal nostro territorio. E possono anche guadagnare. Questo sicuramente. Ecco, dare una possibilità non solo di farsi conoscere, di lavorare, ma perché riteniamo che sia importante promuovere le nostre eccellenze. E voi ne avete. Esatto, ne abbiamo, noi siamo molto contenti, io come nuova eletta ne sono contentissima, vengo da esperienze di associazioni, quindi ben venga la rete di associazioni, il costruire un meccanismo tutto insieme per il bene comune, quindi la promozione del nostro territorio. E quindi in agosto e settembre avremo tutti questi appuntamenti che si susseguiranno per dare non solo al cittadino di Sala la possibilità di avere degli eventi sparsi nel territorio, quindi conoscere luoghi diversi come oggi qui ai Casalini, ma conoscere proprio le persone che si impegnano nell'arte. Ecco, qualcosa ai Casalini la faremo? Perché no? Può essere sicuramente un itinerario anche notturno. Ma le luci? No, ma creando un'atmosfera particolare si può creare proprio un evento particolare qui, perché presta molto, specialmente in estate. Sì, è suggestivo ed è fresco. È fresco. Grazie all'assessore Biscotti. A proposito di sangue e appuntamenti gastronomici, voglio ricordarvi che ad Acquavena di Rocca Gloriosa questa sera, 5 luglio, farà spazio alla Festa dei Sapori dell'Entroterra, una serata all'insegna dei piatti tipici del territorio e della musica popolare di Manuel Scarpitta e della Folk Band. Adesso mi appoggio qui un po' per far vedere anche quest'altro angolo. A Bosco, nel comune di San Giovanni a Piro, sabato 6 luglio, si potrà partecipare invece ad un tour gastronomico tra memoria e tradizione. Si inizia alle 20 dal murale di Ortega con la descrizione dell'opera e poi inizierà il percorso gastronomico che sarà allietato dal concerto che si terrà in piazza. Per l'occasione sarà possibile visitare la casa di José Ortega, ma bisogna prenotarsi presso l'ufficio turismo del comune. A Sant'Arsenio sabato e domenica si tiene la sagra del Pizziddo, quindi torniamo nel Vallo di Diano, quindi a Sant'Arsenio, mentre ad Ogliara di Salerno va avanti la sagra delle pennette all'Ogliara e a Castellabate per sabato 6 luglio è prevista la sagra del pesce azzurro. E questi sono alcuni degli appuntamenti per quanto riguarda i golosi, per chi ha voglia di conoscere i piatti tipici dei territori. E allora, prima di parlarvi degli incontri in biblioteca a Polla e di conoscere Stefania Pastore, questa star dei social che prepara cocktail con movimenti acrobatici, anche lei di Sala Consilina, un po' di pubblicità e poi saremo in loro compagnia. Segui 105 TV sul canale 115 del Digitale Terrestre. Trasmette in Campania e parte della Basilicata e Calabria. La sua informazione e programmazione la trovi anche sul sito 105tv.it e sulla pagina Facebook. Per le tue segnalazioni o i tuoi punti di vista, contatta via WhatsApp il numero 331 329 39 89. 105 TV, televisione per passione. Il centro estetico Marli, sempre all'avanguardia, è l'unico a sud di Salerno a proporre l'efficacia e la precisione della tecnologia Tesla Med, vera e propria rivoluzione nell'estetica avanzata ad alta specializzazione per professionisti specializzati. Tesla Med è uno strumento innovativo che permette di trattare le clienti che preferiscono un approccio meno invasivo e non chirurgico. Garantisce la rimozione di macchie cutanee, la rettifica di cicatrici e cheloidi e il riassorbimento delle smagliature. L'Istituto Marli è sul lungomare di Sapri, in provincia di Salerno. Candida il tuo film, lungo o corto, al Villa Mare Festival Film and Friends. Quest'anno ancora più premi speciali per i cortometraggi. Premio BCC Montepruno al miglior corto girato nei territori di Cilento, Diano e Alburni. Premio Fondazione Pietro De Luca all'opera che saprà raccontare l'amore in tutte le sue forme. Premio Rotary Club Film and Friends al corto che promuoverà i valori rotariani. Consulta i bandi sul sito villamarefilmfestival.it. Per una testa sempre in ordine come vuoi tu, beauty parrucchiere di Rocco Avagliano.
pieghe e acconciature sempre alla moda. Esegue anche analisi della cute e del capello. Anche io per il look dei miei capelli al TG Estate ho scelto la beauty parrucchiere in via Kennedy a Sapri. Per le tue prenotazioni telefona al 328 59 45 180. Via, facciamola vedere. Continuerebbe all'infinito, però la dobbiamo pure stoppare. Stefania Passore, la flair bartender di Sala Consilina. Ma cioè, lei mi ha detto che si allena ogni giorno. Sì, ogni giorno, anche 4-5 ore al giorno. Mamma mia, veramente ci vuole un bel impegno, anche perché vabbè, è una tua passione, però ti appassiona anche partecipare alle gare e provare a vincere. Esattamente, soprattutto. E so che i successi li hai già ben raggiunti. Sì, parecchi, allora, ma si continua. Complimenti, ma con lei parleremo tra un istante, non andare via. Ci racconterai della tua attività, di come è nata questa tua passione, e poi la potete trovare sui social, perché so che ha tantissimi followers. E adesso andiamo a Polla, ci ha raggiunti ai Casalini il presidente del consiglio comunale di Polla, Giovanni Corleto, per parlarci della rassegna culturale che inizia l'11 luglio. Sediamoci qua, sotto il sole, il posto più bello. Lei è stato finora all'ombra e noi al sole. Ho scoperto io questo posto che non c'era mai stato, veramente gradevole. Sì, allora l'11 luglio inizierà la quarta edizione della rassegna culturale Incontri in Biblioteca, è nata nel 2021, un'idea della Proloco di Polla, presidente Maurizio D'Amico, con il comune di Polla, quindi l'amministrazione comunale, per valorizzare la biblioteca comunale e i giardini della biblioteca, quindi di creare questo evento e di riscoprire un luogo della nostra comunità e per chiamare sempre la comunità e i giovani nella nostra biblioteca comunale, intitolata al professor Vincenzo Curcio. Ecco, però dobbiamo dire che Polla ha proprio una cultura, con la, cioè voglio dire, è un comune che investe molto nella lettura, per cui non è una novità, sì, infatti, per no. Polla, forse per altre realtà ma non per Polla. Allora noi accogliamo chi viene a Polla con il cartello stradale che indica che sei venuto nel nostro comune e siamo città del libro, siamo stati città del libro, adesso siamo tra le città che leggono d'Italia. Il Ministero dal 2017 ha istituito questa qualifica e Polla dal 2018 ininterrottamente la mantiene. Abbiamo anche ottenuto un finanziamento proprio dal Ministero nel 2020 per Leggendo in Stea, che è un progetto che si è qualificato tra i 20 migliori in Italia proprio per la promozione della lettura. Infatti questa rassegna viene poi portata avanti anche da altre associazioni oltre alla Proloco,
come voltapagina è l'associazione Artificio, che sono tra i 30 sottoscrittori del patto per la lettura Città di Polla, e coinvolgiamo tutta la comunità nella lettura. Allora, parliamo degli appuntamenti previsti per questa nuova edizione della rassegna Incontri in Biblioteca. Sì, allora, questo cartellone che proprio questa mattina è stato pubblicato riguarda cinque appuntamenti, i primi cinque appuntamenti, perché poi verrà implementato, arricchito. Ogni anno noi iniziamo e poi mano a mano abbiamo veramente molte richieste, ci stanno chiamando ogni giorno autori e amici per presentare libri o comunque per svolgere delle attività culturali nell'ambito di questo contenitore. Quindi partiamo l'11 nei giardini della biblioteca con la presentazione del libro Donne che salvano i libri, quindi il rapporto tra le donne e i libri, che è un rapporto sicuramente particolare. Poi abbiamo una interessante presentazione di un libro che riguarda la Zampogna e la tradizione del folk. Polla è anche un paese che è molto legato proprio al folklore, quindi alla Zampogna, alla Ciaramella, e dedicheremo questa giornata ad uno dei massimi rappresentanti di questo mondo del folk e della Ciaramella, Raffaele Sabatella, che ci ha lasciato pochi anni fa, una grave perdita per tutto questo mondo. E noi abbiamo anche il Museo delle Antiche Vestiture, che raccoglie proprio il nostro abito tradizionale e un po' tutto quello che si contiene. Poi devo segnalare anche le letture al tramonto, che sono delle letture di brani nei posti più suggestivi di Polla. Abbiamo valorizzato il mausoleo Caiuziano Rufo, il comune, proprio la casa comunale, che è un ex convento, sempre nell'ambito di questa rassegna. Quindi sì, questa viene realizzata dall'associazione teatrale Artificio del regista e autore Nicola Piccolo. Quindi noi abbiamo una lettura di Basile, il Conto dei Conti. L'anno scorso l'abbiamo fatto in un antico monastero domenicano, Palazzo Palmieri. Quest'anno la riproporremo nel chiostro del convento che ospita la casa comunale di Polla, e poi avremo anche altre letture al tramonto nella Taverna del Passo e anche al mausoleo di Caiuziano Rum, e leggeremo poi dei passi di letteratura antica o antichissima che riguardano questi luoghi. Bene, complimenti. L'appuntamento dell'11 a che ora inizia? Alle ore 18. Alle 18. Io direi comunque di fare un complimento a tutte quelle persone che cercano di mantenere intatte le antiche tradizioni, cioè parlo dei musei, degli abiti di una volta. Sì. Quindi un complimento a chiunque nel proprio comune cerca di tutelare il passato. Se mi lascia questa possibilità, veramente vorrei ringraziare tutte le associazioni di Polla, perché se noi come amministrazione riusciamo a svolgere queste attività, e soprattutto grazie al volontariato, quindi noi abbiamo... Ma questo è dovunque. Sì, no, vabbè, ma noi particolarmente abbiamo veramente, io non conosco nello specifico le realtà dei singoli paesi, ovviamente. Nel nostro paese Polla le associazioni veramente sono l'anima, sia in ambito culturale ma anche in ambito sportivo, sociale, insomma veramente un grazie di cuore per tutto quello che faranno poi anche in quest'estate. Bene, grazie intanto a lei per averci raccontato una parte dell'estate pollese. E ora andiamo dalla nostra giovane Flair Bartender di Sala Consilina, siamo con Stefania Pastore, ci facciamo raccontare un po' la sua storia, come è arrivata a questo punto. Ecco a te il microfono. Dunque, com'è andata la tua passione per i cocktail, che poi ti hanno aiutato a fare spettacolo? Sì, esatto. Io ho iniziato a scuola, ho frequentato l'alberghiero di Sant'Arsenio. E proprio da un corso pomeridiano fecero appunto un corso di flair bartending, e da lì iniziò tutto. Partecipai a questo corso e mi appassionai sempre di più. Poi finì la scuola appunto e feci dei corsi proprio specifici su questo, un buon giro per l'Italia. Quanti anni? Avevo già 7 anni quando ho iniziato, ora ne ho 26, quindi insomma è un bel po'. Un bel po'. E poi hai proseguito, perché? Per passione? Perché ti sei trovata nel giro e allora dici vabbè, continuo, o per altro? Però diciamo che era solo passione all'inizio, e poi ovviamente l'ho reso il mio lavoro, perché adesso ci lavoro, è tutto il mio lavoro, insomma. Quindi ho iniziato per passione e poi ho continuato. Il tuo futuro come lo vedi? Cioè, che cosa vorrei fare da grande? Allora, diciamo che io voglio insegnare questo che faccio adesso, ma in realtà già lo faccio adesso. E niente, oddio, il mio sogno più grande è quello di vincere il campionato femminile di flair, ma pian piano lo sto raggiungendo, perché comunque gareggio in tutto il mondo. E sì, vorrei questo. Ecco, raccontaci un po' dei tuoi successi in queste gare che hai fatto, raccontacene qualcuna che ricordi in maniera speciale.
Allora, diciamo che gareggio un po' ovunque, da Helsinki alla Romania, in Grecia, giro tanto. E, l'ultima esperienza che ho fatto molto bella è a Londra, e, infatti è una delle gare più importanti che c'è ad oggi. E, una volta al mese diciamo che viaggio, quindi ho delle gare prestabilite. E per questo, come dicevamo prima, hai bisogno di allenarti, perché io ho chiesto, sì, scusa, perché bisogna allenarsi per fare questo spettacolo? Ebbene sì, giustamente, dopo che l'ho vista anche dal vivo, per fare tutto questo lavoro acrobatico è chiaro che c'è una bella attività, ed è vero che ogni giorno lasci tutto e tutti, 4-5 ore e devi, esatto, devi allenarti. Esatto, io mi alleno 4-5 ore al giorno. Ogni giorno, e anzi sacrifico anche molte cose, oddio, molte volte non esco per potermi allenare. Con i fidanzati come siamo messi? Anche lui fa la stessa cosa, quindi ecco, ci capiamo. Bene, hai saputo scegliere, sì, insomma, sì. Per cui svolgendo la stessa attività magari fate le stesse, sì, esperienze. Quando sì, viaggiamo insieme, quindi. E questo forse che rafforza anche questo tuo, sì, questa tua passione, perché la puoi condividerla con, esatto, con chi vuoi bene. E intanto raccontaci un po' questi attrezzi, che sono? Come, allora, questo cos'è? Questo è uno shaker, sono... Questo, diciamo che lo so, ecco qui. Sì, perché poi si chiude così e diventa appunto uno shaker. Se me lo dai completo, ok, poi? Sono gli attrezzi principali del mio lavoro, tutto ciò questo che serve. Questo qui come si chiama? Questo è un jigger, è un misurino. Esatto. Dentro ci sono le lineette, sì, per, esatto, portare le misure. Qua abbiamo un bar spoon, un cucchiaino, vabbè, delle pinze, uno cosa strainer. Serve questo, questo è una pinza, sì, sì, per la frutta magari. Ah, che è giusto, è una questione igienica. Esatto. E poi, vabbè, uno strainer che ferma appunto il ghiaccio quando noi versiamo dallo shaker, un muddler, un pestello, e diciamo che serve questo qua? È per tutti i drink pestati, appunto. Ah, cioè la frutta, si pesta la frutta si del bicchiere, sì. Ah, ecco, esatto. Questo non l'ho mai visto usare. Vabbè che io non bevo cocktail, per cui già... Per il capirosca, ad esempio, quindi... Insomma, qui c'è tutta la sua attrezzatura che si porta, sì, gelosamente, esatto, dietro. I tuoi genitori che dicono di questa tua scelta? Beh, inizialmente è stato un po' difficile, devo ammetterlo, perché non è molto conosciuto come lavoro. Poi loro, seguendomi un po' ovunque, hanno capito che io ci tengo tanto e adesso sono i primi che si fanno per me, insomma, praticamente. Vabbè, l'importante è che non gli succede niente, che fa una cosa che le fa bene, per cui, sì, va bene così, meglio questo che un'altra cosa. Ma, ok, qui sei stata fortunata che ti consentono di fare tutto, sì, quello, sì, che vuoi, sì, però sì, dobbiamo, sì, dire che sono sempre più i genitori che lasciano liberi i propri figli. Allora, io dovrei di chiudere con un altro momento spettacolare, così mentre tu ti prepari con la tua, okay, attrezzatura, io vado a salutare gli amici che mi hanno fatto compagnia in questa puntata ai Casalini di Sala Consilina. Allora, amici, che chiaramente dove stanno? All'ombra, dove potevano stare? Io direi di farlo qui il prossimo spettacolo, e dici, da questa, così abbiamo queste case antiche alle spalle, e ecco qua. Facciamo. Però prima di esibirti, così prepari anche la musica, salutiamo gli amici. Però lo vorrei fare, prima mi avete raccontato, mentre Stefania si prepara, di una storia di una gallina che viene ammazzata. Però se parla lo storico io non lo riesco a stoppare. Allora, me lo sa dire in pochi secondi questa storia, questa tradizione della gallina? Che va sul fine. No, in 30 secondi no. Un gallo, scusa gallina, che bello, un gallo. È un gallo. E possiamo dire questo aneddoto anche perché. No, non è un aneddoto, è un rituale antichissimo che si ripete due volte all'anno. Lo taglio. Ecco. Allora, siamo giunti praticamente alla fine. Ringrazio soprattutto a voi per averci seguito fin qui, continuate a seguire il TG Estate tutti i pomeriggi in diretta su 105 TV, canale 115 del digitale terrestre alle 14.45 e poi in replica dopo i nostri telegiornali. Vi ricordo che oggi dopo di noi potete seguire la nuova puntata della rubrica curata e condotta da Daria Scarpitta dedicata al cinema, film and friends, e noi chiudiamo con Stefania e con un'altra sua acrobazia. Non dimenticate, durante la vostra estate,
pensate di venire a visitare Sala Consilina e perché no i casalini che vi abbiamo raccontato oggi nel nostro TG.